Ciao a tutti cristallini e cristalline, come vedete dal titolo, oggi andremo a spacchettare dei pacchettini che mi sono arrivati dal sito AliExpress. Qui con me oggi abbiamo una nuova aiutante, c'è mia sorella Sofì che mi passerà i pacchettini che già abbiamo aperto per velocizzare un po' il video. Quindi, Ciao! Sofì, passami il primo pacchettino. Ok, passiamo al pacchettino numero Così 107.000. tanti li ho ricevuti? Forse. Allora, oh, questo ho capito cos'è. Scusate i rumori di sottofondo, ma stanno facendo lavori vicino il mio appartamento da ormai più di un mese, quindi. 57 milioni di anni. Esatto. Spero non si senta tantissimo. Allora, come prima cosa, mi sembra che al prezzo di 1 euro, ho preso questo di qua, che. Sembrano delle specie di pigmenti. Esatto, in realtà sono ombretti che fanno questo effetto, forse con questo si vede di più, che è Chameleon, mi pare che si chiama. Oddio, è cremoso! Io me l'aspettavo in polvere, quindi non lo potrò applicare sulle unghie. Però, Bello. carino, carino, me l'aspettavo diverso. Prossimo pacchetto c'è qualcosa di minuscolo. Minuscolo. Sì. Oh! Oh, le voglio vedere, sono bellissime. Praticamente era un'idea regalo che volevo fare. Sono delle mini pilloline. Riesco a vedere. Ok. Che dentro hanno delle piccole pergamene. E niente, la mia idea era di scrivere un pensierino su una di queste e regalarlo, appunto, pacchettino alla persona che poi magari quando si sente giù o cosa del genere apre una pillolina, c'è dentro un pensierino carino. Questi qua È abbastanza grande. vediamo cosa ho. Ah, ok. Cos'altro? Quanto cosa c'è? Un pacchettino dentro un pacchettino. Qua c'è, ah, c'è la resina UV che utilizzo io. Mi trovo benissimo con questa di qua. Fino adesso non mi ha dato problemi, né diventa gialla, si asciuga bene in lampada, quindi l'ho ripresa. Pratica buono. Esatto, e poi qua ci dovrebbero essere. Vogliamo alcuni stampi base. Ok, ho preso due stampi a tema Halloween di due fantasmini, uno un po' più spaventoso e l'altro un po' più cicciottino e kawaii, che mi piaceva. Ho ripreso l'unicorno, solo che a me sembra decisamente più piccolo rispetto a quello che avevo, però. Sì, sembra più piccolo, anche se non mi ricordo quanto grande era quello. Però è carino, quindi cioè, mi piace, anche più piccolo mi piace. Questo deve essere un omaggino, ormai sono piena di queste medusine, che sono tanto carine, è un omaggino. Poi ho preso dei bagel, qua andiamo già su un altro tema, Pacchettari passiamo fuori dall'universo. da Halloween a Natale. This is Natalie. Questo di qua. Qua ci sono dei piccoli, 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 non so come chiamare, accessori natalizi, cioè sono tipo delle campanelle, Oh mio esatto, Dio. decorazioni. Poi ho preso questo di qua, che in realtà non è che siano chissà che. Devo anche farne a meno, però mi piaceva tantissimo vederle nei video, magari questo è per prendere i pigmenti o per mescolare la resina. E niente, mi piacevano le. Io sto proprio Poi ho preso queste due perché le mie si sono rotte. Sentite il rumore pure Sofì con il pluriball che si diverte a scoppiare i pallini. bello! Certo, non piace. Allora, oddio, non è che mi sembrano proprio il massimo, nel senso, sono un po'. Vediamola. Ah, ecco, era la plastica sporca. Che.
Sì, sono un pochino sporche, speriamo bene. Quelle che avevo io avevano una molla qua e niente, sono andate a quel paese in pochissimo tempo. Quindi proprio queste due che... Come dico io, sono morta, non esisteranno mai più. Esatto, che mi servivano per montare le collanine, catenine, eccetera. Ok, c'è qualcos'altro? Sì. Praticamente su una carta che mi hanno regalato erano rimasti tipo pochissimi euro e li ho spesi così. Ho preso questi pigmenti e poi questo di qua perché niente, con gli ultimi tipo 30 centesimi, cioè, non posso comprare chissà che. Ho preso questi di qua, sono carini, piacevano i colori pastellosi, quindi carini carini. Oddio, cosa c'è qua? Oh, avevo preso tempo fa. Avete presente quella pasta che si trova da Tiger per gli slime, eccetera? Ecco, sono super iper morbidi, però boh, è da provare. Facciamo così, che altro? Sì. Qua dentro c'è. Vedere. Quindi ho preso questo set di pennelli. Ce ne sono alcuni tipo questi che sono super sottili e che spero siano validi perché ancora non ho trovato dei pennelli che mi piacciono abbastanza. Capito. Poi altre decorazioni che come al solito non possono essere che lune e stelle. E poi giustamente perché sembrava strano ho preso dei glitter. Bling. Esatto, questi glitter olografici che non so se riesco a far vedere dalla telecamera. Forse così un po' si vede, rosso, il viola, un po' si vede, sì. E il verde, perché di verde ne ho pochissimi. Anche questo, non più di un euro per aver pagato per questi. Un pacchetto enorme per delle cose piccolissime, ho preso delle penne a gattino che però già qua vedo che sono scoppiate. Guarda, si vede tutto il nero che la penna è già scoppiata. Quindi ottimo. Vabbè, vedrò se riesco magari, se non funzionano, a cambiare l'interno della penna con quella di, che di un'altra, insomma vedrò cosa fare perché è talmente carino questo cartuccio. Miau. E niente ragazzi, questi sono stati i miei ultimi acquisti dal sito AliExpress. Aspetto ancora un paio di pacchetti che dovrebbero essere piuttosto consistenti, quindi spero che arrivino presto. E niente, il video finisce qui, spero che vi sia stato utile, che vi abbia fatto scoprire magari qualche nuovo oggettino. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!